Bentornati alla nostra lettura Dantis. Oggi, come sapete, leggiamo il canto 27esimo dell'Inferno. Mi è stato oggi suggerito gentilmente di non usare la chat perché c'è qualche intesa tra di voi che io non dovrei vedere. Quindi intanto ringrazio Alejandra che come al solito insomma prende queste iniziative che mi fanno un po' vergognare, ma vi chiedo allora da oggi fino alla fine dell'anno di fare le vostre domande sul canto in quel momento in cui io avrei previsto di fare la pausa finché le inviate queste domande via chat, quindi io non guarderò la chat, usatela tra di voi se vi serve e a un certo punto vi chiederò di farmi delle domande e magari alla fine ripetiamo questa stessa situazione in cui ognuno di voi potrà domandare, va bene? Allora, come sapete, leggiamo oggi il canto 27esimo dell'Inferno, quello che segue immediatamente l'intensissimo canto di Ulisse che abbiamo letto la settimana scorsa e nel quale, come vi avevo accennato, ci sono delle spie forse di più profitto per cercare di avanzare un'ipotesi sulla colpa di questi dannati che occupano l'ottava bolgia. Allora lo leggiamo come al solito tutto di seguito. Già era dritta in su la fiamma queta, per non dir più, e già da noi sengia con la licenza del dolce poeta, quando un'altra che dietro a lei venia ne fece volgere gli occhi alla sua cima per un confuso suon che fuor uscia. Come il bue cicilian che mugghiò prima col pianto di colui, e ciò fu dritto, che l'avea temperato con sua lima, mugghiava con la voce dell'afflitto, sì che con tutto che fosse di rame, pure el pariva dal dolor trafitto, così, per non aver via né forame dal principio nel fuoco, in suo linguaggio si convertia le parole grame. Ma poscia che ebber colto lor viaggio su per la punta, dandole quel ghizzo che dato avea la lingua il lor passaggio, udimmo dire: o tu a cui drizzo la voce che parlavi mo lombardo, dicendo istraten va più d'oltadizzo, perch'io sia giunto forse alquanto tardo non ti incresca restare a parlar meco, vedi che non incresce a me, e ardo. Se tu pur mo in questo mondo cieco caduto sei di quella dolce terra latina ond'io mia colpa tutta reco, dimmi se i romagnoli han paccio guerr, ch'io fui dei monti là intra Urbino e il giogo di che te versi di serra. Io era in giuso ancora attento e chino quando il mio duca mi tentò di costa, dicendo: parla tu, questi è latino. E io, che avea già pronta la risposta, senza indugio a parlare incominciai. O anima che sei laggiù nascosta, Romagna tua non è e non fu mai, senza guerra nel cuor dei suoi tiranni, ma in palese nessuna or vi lasciai. Ravenna sta come stata in molt'anni, la guglia da polenta la si cova, sì che Cervia ricopre coi suoi vanni. La terra che fe già la lunga prova è di Franceschi sanguinoso mucchio, sotto le branche verdi si ritrova. E il mastin vecchio e il nuovo da Verrucchio, che fecer di montagne il mal governo, là dove soglion fan di denti succhio. Le città di Lamone di Santerno conduce il lioncella al nido bianco, che muta parte dalla state al verno. E quella cui il savio bagna il fianco, siccome ella sia tra il piano e il monte, tra tirannia si vive stato franco. Ora chi sei, ti prego che ne conte, non esser duro più che altri sia stato, se il nome tuo nel mondo tegne fronte. Poscia che il fuoco alquanto ebbe rubbiato al modo suo, l'avuta punta mosse di qua di là e poi di eputa al fiato.
si credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma però che giammai di questo fondo non tornò vivo alcun, si odi il vero, senza tema di infamia, ti rispondo. Io fui uom d'arme e poi fui cordigliero, credendomi sì cinto fare ammenda. E certo il creder mio venia intero, se non fosse il gran prete a cui malprenda, che mi rimise nelle prime colpe, e come quare voglio che mi intenda. Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe che la madre mi diè, l'opere mie non furon leonine, ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte, e sì menai lor arte che al fine della terra il suono uscie. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia età dove ciascun dovrebbe calar le vele, raccogliere le sarte, ciò che pria mi piacea allor mi increbbe, e pentuto e confesso mi rendei ai miser lasso. E giovato sarebbe lo principe di nuovi farisei, avendo guerra presso al Laterano e non con saracini e con giudei, che ciascun suo nemico era cristiano, e nessuno era stato a vincere acri né mercatanti in terra di Soldano, né sommo ufficio né ordini sacri guardò in sé, né in me quel capestro che solea fare i suoi cinti più macri. Ma come Costantin chiese Silvestro d'intro Siracchi a guerir della lebbre, così mi chiese questi per maestro a guerir della sua superba febbre, e domandommi consiglio, e io tacetti. Perché le sue parole parverebbe. E poi ridisse: Tuo cuor non sospetti, finora t'assolvo, e tu mi insegni a fare, sì come penestrino in terra getti. Lo ciel fossi osserrare e diserrare, come tu sai, però son due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. Allor mi pinse gli argomenti gravi, la ventacer mi fu avviso il peggio, e dissi: Padre, da che tu mi lavi di quel peccato vio mo cader degio, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar nell'alto seggio. Francesco venne poi, com'io fui morto, per me, ma un di neri cherubini gli disse: Non portar, non mi far torto, venirsene de giù tra i miei meschini, perché diedi il consiglio frodolente. Dal quale in qua stato gli sono i crini, ch'assolver non si può chi non si pente, né pentere volere insieme puossi per la contraddizione che non consente. Come dolente, come mi riscosse quando mi prese dicendomi: Forse tu non pensavi ch'io lo ipu fossi. Aminos mi portò, e quelli attorse 8 volte la coda al dosso duro. E poi che per gran rabbia la si morse, disse: Questi è direi di foco puro, perch'io la vedi son perduto e si vestito andando mi rancuro. Quand'elli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorandosi partio, torcendo e dibattendo il corno aguto. Noi passammo oltre, e io e Luca mio, so per lo scoglio infino su tra l'arco che copre il fosso in che si paga il fio a quei che scommettendo acquistan carco. Allora, abbiamo, come avevamo accennato la settimana scorsa, un altro personaggio che occupa questo nuovo episodio appartenente sempre alla stessa bolgia di Ulisse e di Omede, e quindi avente chiaramente la stessa punizione perché ebbe la stessa categoria di colpa, che è uno dei gravi problemi critici, come dicevamo, di questa zona dell'inferno, e che però è come individuo molto molto distante da Ulisse. Intanto, come vedremo, è un italiano contemporaneo di Dante, morto solo 2 anni prima il viaggio di Dante nell'aldilà, ed ha una psiche davvero notevole che è abbastanza distante da quella che emerge dal racconto di Ulisse.
Dunque, inizia il canto concludendo, vi ricordate che il canto 26 si era chiuso con le parole stesse di Ulisse, quindi il narratore non aveva ripreso la parola, e quindi questo canto 27esimo si apre concludendo quell'episodio. Già era dritta in sulla fiamma e queta per non dir più, quindi Ulisse chiaramente aveva taciuto dentro la fiamma che lo avvolge, per cui non usciva più alcun suono dalla fiamma, e già da noi sengia con la licenza del dolce poeta, e quindi si allontanava già da noi con il permesso datogli da Virgilio, Virgilio qui chiamato dolce poeta con un epiteto che sembrerà rilevante tra qualche verso per interpretare un brano di difficile delucidazione. Quindi se ne stava già andando la fiamma di Ulisse e Diomede perché Virgilio li aveva gentilmente congedati, quando un'altra fiamma che dietro a lei venia, che si muoveva dietro a quella cornuta di Ulisse, ne fece volgere gli occhi alla sua cima per un confuso suono che fuorn uscia, cioè fece sì che noi volgessimo lo sguardo verso la sua punta a causa di un suono confuso che ne usciva fuori. Quindi qui diciamo possiamo vedere la prima differenza tra l'atteggiamento di questo dannato è quello di Ulisse, perché vi ricordate che Dante e Virgilio avevano aspettato per richiesta veemente di Dante che si avvicinasse la fiamma di Ulisse e Diomede al ponte, dopodiché Virgilio aveva pregato in un modo davvero straordinario, con un tono molto aulico, escomodando addirittura la sua condizione di autore dell'Eneide, chiedendo, insomma, chiedendo alla fiamma di Ulisse di parlare con loro e di raccontare dove Ulisse se n'era andato a morire. E quindi la fiamma di Ulisse lì aveva cominciato, insomma, a muoversi facendo uscire questo suono confuso, tipico del fuoco, prima di poter far uscire parole umane, e quindi aveva parlato a richiesta di Virgilio. Va bene? Questa fiamma invece arriva già mormorando, quindi ci dà una prima idea della psiche molto contorta di questo personaggio che, così come arriva già parlando in un modo dentro la fiamma, se ne andrà parlando, per cui ce lo possiamo immaginare ancora oggi che sta ruminando, cioè raccontandosi la propria storia eternamente. Ed effettivamente da questo suo atteggiamento emergerà un racconto davvero formidabile e poco affidabile, perché causato chiaramente da una mente turbata dal proprio discorso in solitudine. Allora, i versi che seguono, dal settimo al quindicesimo, contengono una similitudine attraverso la quale Dante ci fa capire la difficoltà, ma anche la giustizia del contrappasso, con la quale, questi dannati fanno uscire parole umane. Chiaramente, è qualcosa che poteva anche aver luogo nel canto precedente, visto che tutte le fiamme hanno questa stessa difficoltà fonatoria, potremmo dire, ma chiaramente, come dicevamo la settimana scorsa, il Dante scrittore, avvertendo probabilmente la potenza del suo personaggio di Ulisse, preferì di sottolineare questo aspetto del contrappasso, consistente appunto in questa difficoltà di emettere parola, più qua, in questo 27esimo canto che prima. Però sono cose che comunque dovremmo attribuire criticamente anche a Ulisse. Allora,
Si serve Dante, come dicevo, di una similitudine che si basa sulle fonti latine, come al solito, soprattutto ovidiane, dove si racconta che Falaride, il tiranno di Agrigento, aveva insomma acquistato da un artigiano ateniese, Perillo, bravissimo nell'uso del rame, un toro di rame, ideato appunto da Perillo. Che era uno strumento di tortura terrificante per cui ci stava dentro una persona e quindi era destinato a torturare insomma, i nemici, i rei insomma, del tiranno e dalla particolare lega del metallo e da alcuni accorgimenti acustici. Questo bue di rame veniva riscaldato e quindi il povero torturato dentro proferiva delle urla di dolore che però fuoriuscivano dal bue di metallo come mugiti e quindi sembrava che questo toro fosse davvero vivo. Se non che, diciamo, dopo questa offerta di questo strumento terrificante, Falaride aveva detto: beh, ottimo, grazie, adesso lo proviamo con te. E quindi Perillo, fu il primo ad essere rinchiuso nello stesso, bue di rame che lui aveva costruito, e quindi i primi mugiti, che uscirono da questo, congegno terribile furono quelli del suo artefice. Questo è molto interessante perché sia Ovidio nell'Ars Amatoria sia Dante qua giudicano come una cosa insomma augurabile, insomma giusta, appunto che colui che creò questa cosa sia stato il primo a subirla. E questo ci interessa proprio perché questo personaggio che troveremo qua, Guido da Montefeltro, è un personaggio che anche lui diventa in qualche modo vittima dei suoi propri inganni, sia in vita sia qua nell'episodio stesso dell'aldilà. Quindi leggiamo allora il verso 7. Come il bue cicilian che mugghiò prima col pianto di colui e ciò fu dritto che l'aveva temperato con sua lima, cioè questo è quello che abbiamo appena spiegato, cioè nello stesso modo in cui il bue siciliano mugghiò per la prima volta con il pianto di quello che l'aveva foggiato con la sua lima e ciò fu dritto, quindi è stato giusto che sia così, afferma il Dante scrittore seguendo Ovidio, che mugghiava con la voce dell'afflitto, cioè muggiva con la voce del torturato che era dentro, sicché con tutto che fosse di rame, pure él pareva dal dolor trafitto. In modo che, nonostante fosse tutto di metallo, sembrava anche egli il bue trafitto dal dolore. Così, verso 13, nello stesso modo, per non aver via né forame dal principio nel fuoco, cioè per il fatto che non aveva una via o un forame all'inizio nel fuoco, perché non c'era un buco attraverso il quale, insomma, fuoriuscire. In suo linguaggio, cioè nel linguaggio del fuoco, si convertivano, si traducevano le parole grame, miserevoli. Quindi vedete che Dante si serve di diverse terzine, questa volta per diciamo, descrivere in dettaglio la difficoltà dell'emissione di questa parola. Quindi questo nuovo dannato, la cui fiamma sta emettendo suoni confusi, crepitio di fuoco in continuazione, adesso si vede che dentro la fiamma sta facendo uno sforzo per far arrivare a Dante Virgilio il suo discorso umano.
Quindi al verso 16, ma poscia che ber colto lor viaggio su per la punta, dandole quel guizzo che dato aveva la lingua il lor passaggio, cioè ma dopo che quelle parole grame ebbero colto il posto attraverso il quale fare il loro viaggio, quindi il loro passaggio su per la punta della fiamma, dandole quel guizzo, quello stessa, imprendendo la stessa vibrazione che la lingua aveva dato loro, le parole, nel loro passaggio, quindi nel momento in cui l'anima di questo dannato le aveva pronunciate, udimmo dire, quindi dopo un po' di sforzo, di emissione di parole, Dante e Virgilio dal ponte sentono dire, verso 19, o tu a cui io drizzo la voce che parlavimo lombardo, dicendo istra ten va più non t'adizzo, perché io sia giunto forse alquanto tardo, non ti incresca restare a parlar meco, vedi che non incresce a me e ardo. Allora, questo personaggio che è davvero notevole dal punto di vista della sua psiche, vediamo come parla questa prima volta. Intanto per vocativo, cioè per rivolgersi a Virgilio, la cui voce lui ha sentito da dentro della fiamma, chiaramente non ha visto Dante, no? Perché dentro la fiamma è il solo che ha parlato con Ulisse, è stato Virgilio. Ma nel vocativo si vede l'importanza che concede al linguaggio, perché per rivolgersi a Virgilio gli dice: o tu a cui io drizzo la voce. Intanto diciamo un vocativo del tutto ridondante dal punto di vista pragmatico, no? Perché ogni volta che uno dice o tu, si intende il tu si definisce proprio come la persona verso la quale il parlante rivolge il proprio discorso, no? E lui in questo caso conferma questa cosa esplicitamente. E che parlavimo lombardo? Beh, è questo un grande mistero, no? Cioè, evidentemente questo personaggio ha riconosciuto l'origine dell'Italia settentrionale di Virgilio. Va bene? Ovviamente la critica si sta domandando da secoli, a proposito del canto scorso e di questo, in quale linguaggio Dante vorrebbe che noi pensassimo che Virgilio parlò con Ulisse, no? Perché vi ricordate che nel canto scorso, quando Dante esprime questa sua eccessiva voglia di parlare con Ulisse, Virgilio gli dice: ma che la tua fa che la tua lingua si sostegna, cioè non gli permette di parlarci direttamente lui, e gli dice: lascia parlare a me, che io concetto ciò che tu vuoi, che sarebbe schivi, cioè questi due, Ulisse e Diomede, eviterebbero perché fuor greci, forse del tuo detto. Vi ricordate che avevamo detto che Virgilio, per motivazioni che sono tuttora discusse dalla critica, eccezionalmente, diciamo, impedisce a Dante di parlare direttamente con Ulisse perché Ulisse e Diomede furono greci e forse non si degnerebbero a parlare con uno dalla cultura volgare come Dante. Detto questo, sembra abbastanza strano che diciamo, che Virgilio si sia rivolto a Ulisse in dialetto lombardo, no? Anche perché noi abbiamo sentito, diciamo, il registro sublime del suo discorso, ma secondo questo personaggio che è appena arrivato, che cita apparentemente in modo letterale le parole con le quali Virgilio si congedò da Ulisse, secondo lui avrebbe detto questo. Verso 21, dicendo, cioè adesso parlavi lombardo, dicendo istra ten va più non t'adizzo, cioè ora vattene, che io insomma non ti stimolo più a parlare. E beh, questo discorso diretto che lui, diciamo, riferisce come appena sentito da
dalla voce di Virgilio, contiene intanto questo avverbio istra, che è un lombardismo che si usa tuttora in dialetto, che vuol dire adesso, secondo cui, insomma, se noi dovessimo dar credito a questo riferimento di questo personaggio, Virgilio addirittura, insomma, avrebbe fatto calare il livello retorico del suo discorso da questo aulicissimo "o voi che siete due dentro ad un fuoco, sì, io meritai di voi", no? Beh, al dialetto proprio. È una cosa abbastanza strana che continua a destare perplessità e sulla quale non si è, insomma, dato ancora una spiegazione soddisfacente, almeno, insomma, soddisfacente per tutti, ma che probabilmente sia da associare con questa psiche davvero danneggiata di questo personaggio che, per quel che leggeremo tra un po', evidentemente gli fa immaginare che ha sentito e detto e fatto cose che in qualche modo lui nella sua mente contorta ha deformato. Fatto sta che lui per qualche motivo ha riconosciuto una cosa che è vera, e cioè che Virgilio proviene dal nord Italia, e quindi ha sentito almeno le ultime parole di Virgilio dette a Ulisse, e gli domanda al verso 23: "Non ti incresca restare a parlar meco", cioè non ti dispiaccia di restare a parlare con me, scusate, mi sono saltata il verso 22, ma va bene anche qua, "perché io sia giunto forse alquanto tardo", cioè nonostante io sia arrivato un po' in ritardo rispetto chiaramente alla fiamma di Ulisse, "piacciati di restare, vedi che non incresce a me, vedi che non dispiace a me, e ardo", cioè tu con tutto che ardo, no? Ecco, questo "e ardo" del verso 24 è chiaramente un anacoluto, il primo di una serie di quattro anacoluti che caratterizzeranno la lingua di questo dannato e che probabilmente fanno parte dello stesso contrapasso, perché così come chiaramente questi dannati provano una notevole difficoltà nell'emettere parole dal punto di vista proprio acustico, nel caso di Guido almeno si vede che la sua lingua non è del tutto controllata, il che chiaramente è lo specchio dell'anima di Guido. Questo "è ardo" è una vittimizzazione che poi vedremo ritorna in altre espressioni che sono del tutto fuori luogo, vero? E qui al verso 25 una cosa davvero notevole: "se tu pur mo in questo mondo cieco caduto sei di quella dolce terra latina, ond'io mia colpa tutta reco, dimmi se i romagnoli han pace o guerra, ch'io fui dei monti là intra Urbino e il giogo di che te versi di serra". Allora, questo personaggio ha sentito che Virgilio congedava la fiamma di Ulisse, dandogli in qualche modo il permesso di andarsene, per cui avrebbe potuto lecitamente capire che non era un altro dannato Virgilio, anche perché la voce di Virgilio proviene dall'alto, dal ponte, no? E tuttavia, evidentemente, questo qua è uno, insomma, un personaggio di una classe della quale noi conosciamo molta gente, speriamo di non esserlo, che si convince che le cose siano come lui vorrebbe che fossero, e quindi rivolgendosi a Virgilio dà per scontato che Virgilio è un dannato che è appena arrivato in questo cerchio dal nord Italia, e quindi gli dice: "se tu proprio adesso sei caduto in questo mondo cieco dell'inferno da quella dolce terra latina, la dolce terra italiana,
dalla quale io porto tutta la mia colpa. Ecco, questo è anche molto importante di questo personaggio. Evidentemente lui, diciamo, associa il proprio peccato alla politica. E quindi la prima cosa che vorrebbe sapere è come l'Emilia Romagna, visto che da quello che lui, diciamo, qui commenta, è stata la causa della colpa che l'ha portato in inferno. E infatti quello che domanda a Virgilio, pensando che Virgilio sia un dannato contemporaneo che è appena arrivato, insomma, dall'Emilia Romagna o dalla Lombardia, al verso 28 domanda: dimmi se i romagnoli han fatto guerra, cioè dimmi un po' in che stato è l'Emilia Romagna, già che io fui dei monti che ci sono tra Urbino e il Monte Fiumaiolo, che è il gioco dal quale si diserra, cioè nasce il fiume Tevere. Quindi attraverso questa perifrasi sta indicando Montefeltro, la sua terra d'origine, e dimostrando la grande passione politica che evidentemente persiste in lui come continuità rispetto alla sua vita nel mondo. Allora, qui Dante. Ricordate che Virgilio prima gli aveva vietato di parlare con Ulisse, quindi sta ancora zitto. Io era in giuso ancora, attento e chino, cioè stavo ancora esposto verso il basso, attento, no? Chinato in giù dal ponte, chiaramente. Quando il mio duca mi tentò di costa, mi diede insomma una gomitata, un colpetto sul lato, dicendo: parla tu, questo è il latino, cioè adesso puoi parlare tu perché questo è italiano. Di nuovo, insomma, si conferma che la causa per la quale lui con Ulisse non doveva parlare è che era greco. E allora al verso 34, è il Dante scrittore, e io che avevo già pronta la risposta, senza indugio a parlare incominciai. E qui interessante perché vedete che il Dante personaggio si caratterizza in opposizione ai dannati, perché lui, che aveva già la risposta pronta, senza indugio, quindi immediatamente cominciai a parlare. Quindi, a differenza delle anime che ci mettono un bel po' a far uscire attraverso il fuoco parole umane, Dante invece un'immediatezza di risposta che gli permette di caratterizzare il proprio personaggio in opposizione a loro. E quindi Dante qua comincia una serie di cinque terzine attraverso le quali disegna una sorta di mappa dell'Emilia Romagna, una mappa politica, ma anche molto plastica, perché nonostante noi adesso dovremmo soffermarci per dire di che città si sta parlando e di quali tiranni Dante parla, la lettura spontanea, quello che va tracciando è una serie di stemmi, cioè di simboli che c'erano, insomma, nel blasone di ogni famiglia, e che quindi ci fa vedere una sorta di mappa colorato in cui appaiono i diversi scudi delle famiglie. Va bene? Allora, al verso 36. E Dante, il Dante personaggio che comincia a parlare con una spontaneità ammirevole e invidiabile: o anima che sei laggiù nascosta, Romagna tua non è e non fu mai senza guerra nei cuor dei suoi tiranni, ma in palese nessuna urbi lasciai. Cioè, o anima che sei nascosta nella fiamma, questa parola nascosta dà anche una chiave di interpretazione al contrappasso, vero? Perché queste anime, essendo fraudolente, il peccato che commisero lo commisero nascostamente. Infatti poi questo personaggio tra qualche verso dirà che conobbe molto bene le coperte vie, cioè le astuzie che si possono escogitare di nascosto. Allora, o anima che sei laggiù nascosta,
Romagna tua non è, cioè la tua Romagna non è e non è mai stata senza guerra nei cuori dei suoi tiranni. Cioè, per Dante i tiranni chiaramente non sono i tiranni della nostra epoca, sono questi signori e signorotti delle città che cercavano di perpetuarsi nel potere attraverso soprusi e violenze contro le parti politiche, diciamo, degli oppositori. Allora sta dicendo, nella Romagna in questo momento, come dice al verso 39, quindi nella Pasqua del 1300, io non lasciai in terra nessuna guerra palese, cioè evidente. Però chiaramente la guerra è sempre stata, e lo è tuttora, nascosta nei cuori dei tiranni, quindi è una calma superficiale quella che lasciai. E quindi inizia appunto diciamo, questo panorama della Romagna. Ravenna sta come è stata molt'anni, la Guglia da polenta la si cova, sicché Cervia ricopre coi suoi vanni. Cioè, Ravenna continua ad essere come è stata negli ultimi 30 anni, e cioè sotto il potere di Guido Vecchio da Polenta, il padre di Francesca da Rimini, che abbiamo incontrato nel Cerchio dei Lussuriosi, l'Aquila, che è nello stemma appunto dei Polenta, la cova, quindi la sta coprendo, e con le sue ali copre anche Cervia, un borgo sull'Adriatico che infatti era occupata da un altro Polenta, Bernardino, che faceva molti danni soprattutto ai ghibellini. Passiamo a una seconda città, al verso 43. Qui si parla di Forlì e lo si capisce attraverso questa perifrasi, la terra che fe già la lunga prova e di Franceschi sanguinoso mucchio, sotto le branche verdi si ritrova. Allora, questa è appunto Forlì, che è una città ghibellina che subì per quasi 3 anni l'assedio dell'esercito guelfo appoggiato dalla casa francese tra il 1281 e il 1283, ma che ebbe da parte di Guido da Montefeltro, che è il personaggio con il quale Dante sta parlando, anche se non l'ho ancora saputo. Guido da Montefeltro, che era dentro la città, era riuscito a uscire e rientrare ammazzando molti italiani e anche francesi di questo esercito guelfo, per cui dice la guerra che diciamo la terra che subì la lunga prova e il mucchio sanguinoso di francesi morti si ritrova verso 45 sotto le branche verdi, che era lo stemma appunto della famiglia Ordelaffi che controllava Forlì. Verso 46, qui si parlerà invece di Rimini e quindi della famiglia Malatesta, cui apparteneva, come sapete, il marito di Francesca, Gianciotto, e l'amante, Paolo, il mastin vecchio, il nuovo da Verrucchio, che fecer di montagna il malgoverno, là dove soglion fan dei denti succhio. Il mastino grande e il cucciolo che facevano parte appunto dello scudo dei Malatesta, della rama Malatesta da Verrucchio, sono sotto il potere del mastin vecchio, che è il padre, insomma, di Gianciotto e di Paolo, e il nuovo, che è Malatestino, che era il primogenito, quindi fratello degli altri due. E il verbo in questo caso, che al verso 48 è fan dei denti succhio, cioè fanno un succhiello con i denti, quindi castigano dove sogliono, cioè a Rimini, loro due che fecero tra l'altro il malgoverno, cioè trucidarono Montagna. Questo Montagna era un ghibellino, Montagna
Parcitate era un ghibellino oppositore ai Malatesta che era prigioniero e siccome questo malatestino lo doveva custodire, il padre gli domandava in continuazione se lo stesse custodendo bene, a un certo punto, pur di non subire più questo controllo del padre, lo ammazzò tranquillamente. Quindi si ricorda, insomma, anche se adesso sono in pace, si ricorda, insomma, l'animo di questi feroci signori di Rimini. Verso 49, le città di Lamone e di Santerno, cioè Faenza e Imola, nominate metonimicamente attraverso i loro fiumi, conduci il lioncel dal nido bianco, di nuovo l'immagine dello stemma della famiglia, in questo caso della famiglia Pagani da Susinana, che era insomma diciamo, un grande signore della Romagna, che muta parte dalla state al verno. Questo verso 51 è stato variamente interpretato, secondo alcuni vuol dire che al nord, che sarebbe l'inverno, era ghibellino e in Toscana, cioè al sud rispetto alla Romagna, era guelfo, cioè nell'estate dove fa più caldo, secondo altri vuole dire semplicemente che cambia partito a seconda della convenienza da un mese all'altro. Va bene? E l'ultima città a cui si allude qua è Cesena, qui nominata attraverso il suo fiume Savio, è quella a cui il Savio bagna il fianco, così come la Sietra, il piano e il monte. Tra tirannia si vive stato franco, cioè così come ella è tra la pianura e il monte, e questi sono appunto tratti del paesaggio che venivano rappresentati nello stemma familiare dei Montefeltro, vive tra tirannide e stato libero, nello stesso modo in cui è tra la pianura e il monte. Il riferimento al governo di Galasso da Montefeltro, che era il podestà capitano del popolo, ma che non aveva mostrato, diciamo, un governo di oppressione analoga a quella dei tiranni detti prima. Allora, dopo aver diciamo, risposto in un modo esauriente alla domanda di Guido, noi lo nominiamo anche se Dante non sa ancora chi è, al verso 55, come al solito, Dante gli domanda chi è lui. Ora, chi sei, ti prego che ne conte, non esser duro più che altri sia stato, se il nome tuo nel mondo tegna fronte. Allora Dante, che non aveva corretto, diciamo, diciamo, questa supposizione del personaggio secondo cui Virgilio era un lombardo morto appena caduto nell'inferno, ora sì gli fa capire che lui è vivo e tornerà al mondo. E quindi gli dice: ora ti prego che tu ci racconti chi sei. Non essere duro più di quanto non sia stato io, cioè che ho risposto in un modo soddisfacente alla tua domanda, e gli dice: raccontaci chi sei, se tu vuoi che nel mondo il tuo nome si mantenga, cioè se tu vuoi rinnovare la tua fama nel mondo, quindi dando per scontato che lui può tornare al mondo e raccontare di lui. E qua, insomma, a differenza di altri personaggi che di fronte a questa dichiarazione di Dante reagiscono dicendo: ma come mai sei vivo, sei venuto qua? Insomma, si sorprendono di questa cosa, o anche senza esprimerlo, approfittano per inviare dei messaggi al mondo, come vedremo che capiterà anche nel prossimo canto. Qui la reazione di questo personaggio è stupenda, perché lui evidentemente ha così tanta voglia di parlare, visto che sta parlando eternamente dentro la sua fiamma da solo, ma non avendo voglia che si sappia dove è finito,
cerca di farsi un'idea, nonostante queste parole di Dante e, come vi dicevo, anche l'evidenza, insomma, che Virgilio, che prima ha congedato la fiamma di Ulisse, la cui voce proviene probabilmente dall'alto, cioè, nonostante tutto questo, si convince che non è vero che Dante tornerà al mondo, no? E quindi al verso 58, di nuovo si sottolinea la difficoltà che hanno queste anime nell'emettere parola, poscia che il fuoco alquanto ebbe rugghiato al modo suo, l'aguta punta mosse di qua di là e poi di equa al fiato. Cioè, una volta che il fuoco ebbe rugghiato, cioè fatto il suo solito rumore, un po' alquanto, mosse la punta acuta della fiamma di qua di là e poi diede questo respiro, cioè lanciando quest'aria contenente queste parole. E al verso 61 inizia uno dei più lunghi monologhi dell'inferno, il solo monologo di un personaggio che supera questo discorso di una sola terzina, è quello di Ugolino, che conosceremo tra alcune settimane, ed è un discorso davvero incredibile per la quantità di materiale psichico che contiene. Allora, inizia, come vi dicevo, dichiarando la sua convinzione, chiaramente forzata, del fatto che queste parole che lui dirà non usciranno dall'inferno. Quindi al verso 61, si credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Cioè, questa dichiarazione chiaramente è in risposta a quello che Dante gli ha detto: se tu vuoi che il tuo nome resista nel mondo. E lui dice: se io credessi che la ri mia risposta si stesse dando a qualcuno che potesse tornare al mondo, non parlerei niente, cioè questa fiamma starebbe quieta, senza muoversi più. Ma però che giammai di questo fondo non tornò vivo alcun, se io odio il vero, senza tema di infamia ti rispondo. Ma visto che da questo fondo dell'inferno non è mai tornato nessuno vivo, se io odo il vero, da quel che si dice, senza timore di essere infamato, ti rispondo. Quindi vedete che lui ci tiene alla propria fama, intanto, adesso lo si vedrà tra qualche verso, perché lui era famoso. E quindi non vorrebbe che Dante, insomma, scrivesse nel libro quello che effettivamente poi scrisse, che noi leggeremo, ma la sua voglia di raccontare quello che probabilmente si sta raccontando in un modo un po' allucinato, da un paio d'anni, al momento della conversazione con Dante, e probabilmente ha continuato per questi 7 secoli, insomma, in cui non ha avuto modo di parlare con nessun altro, è tale questa voglia che supera anche insomma, gli indizi che ha che effettivamente questa storia lo potrà diffamare. Va bene? E questo è molto interessante perché ci sta già annunciando la persistenza nella sua psiche di una, insomma, tendenza all'autoconvinzione di quello che vorrebbe credere, che c'era già quando era vivo e che lo portò appunto alla dannazione, perché quello che racconterà ora, appunto, è con molta rabbia del resto, come lui è stato ingannato, insomma, da Bonifacio VIII. Allora, Dante non sa ancora chi è, adesso quest'anima si presenterà, ma io direi, visto che siamo arrivati, insomma, alla metà, diciamo, proprio numerica del canto, e che poi inizia il racconto di questo, insomma, della sua vita,
Direi che possiamo fare una pausa nella quale chi vuole domandare qualcosa lo può fare oralmente e quindi vi ascolto. Potete semplicemente aprire il microfono se avete dei dubbi. ¿El nombre de este personaje aparece más adelante o simplemente lo han deducido de lo que cuenta? Il nome non compare letteralmente, ma dai versi che leggeremo adesso. Dal verso 67 in avanti, insomma, Dante e i lettori sanno già che lui era di Montefeltro, perché questa, diciamo, questa precisazione geografica l'ha fatto prima quando aveva detto che lui recava tutta la sua colpa da questa zona dell'Italia. E adesso quando dirà che lui era un uomo di armi, molto furbo e molto famoso in tutta l'Italia, Dante deduce chi è senza bisogno che lui, si presenti con nome e cognome, come del resto accade con la maggior parte dei personaggi, che in genere anche Francesca, no? Francesca non dice lei il proprio nome, no? Dice, siede la terra dove nata fui, e quando racconta la sua storia d'amore, Dante fa uno più uno e senza alcun dubbio poi si rivolge a lei, Francesca, i tuoi martiri, e quindi ha capito chi è, vero? E di questo personaggio, insomma, accade la stessa cosa. Dalle cose che racconta di lui, il Dante personaggio e i lettori contemporanei a Dante deducono che si tratta di Guido, che adesso presenteremo tra un po'. Gracias. Prego. Altri dubbi? ¿Qué quiere decir anacoluto? ¿Qué voy a decir? Ah, Anacoluto, scusate, Anacoluto è una figura retorica usata chiaramente volentieri, insomma, volontariamente, voglio dire, dagli scrittori, ma che capita anche involontariamente, soprattutto nel discorso orale, in cui la progettazione del discorso è chiaramente meno controllata, che consiste diciamo, nelle incoerenze sintattiche. Lo si chiama anche false partenze. Quando uno inizia, per esempio, una frase dicendo: io mi piace di più la tale cosa, quindi annuncio un soggetto io, ma poi cambia discorso e la frase diventa, insomma, impersonale, come c'è anche il titolo di questo libro che è uscito ormai più di 20 anni fa, credo, Io speriamo che me la cavo. Non so se vi ricordate un libro che era la raccolta di temi scritti da studenti, raccolti da un professore, di scuola. Io speriamo che me la cavo, chiaramente è un anacoluto, perché inizia con una prima persona singolare, ma poi speriamo, insomma, è un imperativo di prima plurale invece, no? Questo è un anacoluto. In questo caso io credo di aver usato questo termine per riferirmi al verso 24, vedi che non incresce a me e ardo, perché in questo caso c'è un cambiamento violento di soggetto, non del tutto preciso, perché il soggetto qui è restare a parlar meco, cioè non ti incresca. Vedi che non incresce a me restare a parlare con te e ardo, cioè è un'uscita proprio di prima persona del tutto sconnessa da quello che veniva dicendo. Ed è una cosa che io non mi sarei soffermata a farvi notare se non fosse, come vi dicevo, l'inizio di una serie di anacoluti in cui incorre questo personaggio che evidentemente era, come lo era anche Ulisse,
un grande oratore, un grande parlatore, e che evidentemente ha perso questa condizione retorica nell'aldilà. Infatti vedremo adesso, quando parlerà a lungo, che il suo discorso è caratterizzato da diverse incongruenze, oltre all'anacoluto, che sono, come vi dicevo, rappresentative di una, di un disordine mentale, vero? Altri dubbi? Allora, se siete d'accordo, andiamo avanti nella lettura e poi magari dedichiamo, se volete, qualche minuto alla fine per fare magari altre domande, va bene? Allora, andiamo avanti. L'ultimo che abbiamo letto è questa dichiarazione, insomma, abbastanza notevole, attraverso la quale veniamo a sapere che lui, nonostante quello che Dante gli ha promesso, cioè fama di lui nel mondo, dice: non credo, non credo che sia come tu dici. Se io credessi che tu potessi tornare al mondo, non parlerei, ma visto che non è possibile questa cosa, parlo. E adesso si presenta al verso 67: io fui uom d'arme e poi fui cordigliero. Già con questa definizione è molto probabile che Dante, i lettori cui Dante si rivolgeva, l'abbiano riconosciuto, perché, come vi dicevo, sapevano che si trattava di qualcuno, insomma, che proveniva da Montefeltro e si dichiara guerriero, uomo di armi, e poi cordigliero, cioè francescano, cioè di quelli che si cingono la vita dal cordone. E infatti Dante ha sicuramente riconosciuto Guido da Montefeltro, che era il capo dei ghibellini romagnoli, nato probabilmente tra il 1220 e il 1225 e morto, come vi dicevo, 2 anni prima di questo dialogo, nel 1298, all'interno di un convento francescano ad Assisi. Lui era stato un guerriero astutissimo, molto sagace, protagonista di molte vicende importanti del nord Italia e della Toscana, che era stato scomunicato più volte dal Papa Martino IV per via appunto della rivalità con il guelfismo appoggiato dal papato. Da vecchio si era convertito, era stato perdonato dal Papa ed era entrato nell'ordine francescano nel 1296. Infatti Dante, nel convivio, in un passaggio che abbiamo ricordato velocemente la settimana scorsa, nel quale parla della vita attraverso la metafora di un viaggio di nave, perciò abbiamo fatto un cenno a proposito del viaggio di Ulisse, e dice che quando si è in pielago, cioè in mezzo all'oceano, il che rappresenterebbe la giovinezza, in mezzo alle tempeste delle passioni e dei piaceri del mondo, è giusto, diciamo, o almeno comprensibile che ci sia questa vita movimentata, ma che quando ci si avvicina alla costa, al porto, che simboleggerebbe appunto la morte, quindi durante la vecchiaia, è bene abbassare le vele della nave, quindi abbandonare i piaceri del mondo, abbracciare la vita contemplativa per entrare serenamente in porto. E proprio nel convivio, quando Dante scrive questo passaggio, dà come esempio di un uomo che fece giustamente questa cosa Guido da Montefeltro, che appunto aveva abbandonato questa sua vita di strategie politiche, di guerra, di passione politica, spesso fraudolente, per appunto convertirsi al francescanesimo, e che quindi
insomma, era morto in pace. Quindi questo è uno degli episodi, dei diversi che ce ne sono nella commedia, in cui Dante sembra di aver cambiato idea rispetto al destino eterno di un personaggio. Forse Dante, insomma, cambiò parere perché, secondo quel che si legge in una cronaca, c'era una voce che si correva, che Dante qui mette anche in bocca di Guido e quindi conferma come un fatto storico, anche se noi non lo sapremo mai se questa cosa è successa o meno, di un colloquio segretissimo che ci fu dentro il convento tra Guido e il Papa Bonifacio VIII. Perché vi anticipo un po' questi dettagli, così poi interrompiamo il meno possibile il discorso sconvolgente di questo personaggio. Perché secondo questa voce che si correva, che forse era leggendaria, il Papa Bonifacio, che insomma, sapete, aveva assunto il papato dopo la rinuncia, come si dice, che non mi viene, questa stessa cosa che fece Benedetto XVI, l'abdicazione. Dopo l'abdicazione di Celestino V, e che aveva una politica chiaramente, insomma, territoriale, era stato non riconosciuto come papa, dalla famiglia Colonna, che si era arroccata in Pelestrino, con l'aiuto, insomma, dell'esercito ghibellino, confrontava il Papa Bonifacio e quindi si raccontava appunto che essendo Guido, essendo stato almeno fino alla sua conversione il politico di maggior intelligenza dell'epoca, Bonifacio fosse andato in convento a trovarlo e gli avesse chiesto un consiglio su come sconfiggere la famiglia Colonna e conquistare Pelestrino. E quindi si girava la voce, apparentemente, che nonostante questo suo ritiro in convento, Guido avesse dato un consiglio a Bonifacio e quindi fosse caduto di nuovo in peccato. Va bene? E infatti Bonifacio ingannò la famiglia Colonna. La sconfisse, e probabilmente, secondo alcuni critici, è proprio perciò, insomma, che Guido all'inizio domanda come sta la Romagna, perché vorrebbe sapere in che misura le sue intenzioni, anche indirette, ebbero un seguito, insomma, positivo. E quindi vediamo come racconta lui questa cosa. Dunque, comincia a dire verso 67: io fui uom d'arme e poi fui cordigliero, credendomi sì cinto fare ammenda, cioè credendo che cingendomi del cordone francescano potessi fare ammenda, quindi diciamo correggere. Insomma, equilibrare i misfatti precedenti. E certo il creder mio venia intero, se non fossi il gran prete a cui malprenda, che mi rimise nelle prime colpe. Allora, e certamente io avrei avuto ragione, cioè il mio credere che avrei fatto ammende, quindi mi sarei salvato, sarebbe andato integro. Se non fosse per colpa del Papa, cioè Bonifacio VIII, se non fossi il gran prete, e qui di nuovo un anacoluto a cui malprenda, cioè un inciso del tutto fuori dall'isotopia del discorso, no? Come se dicesse, se fosse in linguaggio orale odierno sarebbe. Io, insomma, mi ero proposto di convertirmi, di fare il bene, pensavo di salvarmi e sarebbe andata bene se non fosse Bonifacio, mannaggia lui, che, va bene? Quindi lui
interrompe il suo discorso perché evidentemente è tale la rabbia che porta ancora verso Bonifacio che non riesce proprio a controllare le parole. Il gran prete che mi rimise nelle prime colpe, cioè vedete, lui si serve dello stesso verbo di cui si era servito Ulisse, ma Ulisse l'aveva detto in prima persona, perché appunto una delle differenze tra l'Ulisse individuo e il Guido individuo è che Ulisse, che tra l'altro secondo la maggior parte dei commentatori non parla del peccato per il quale è lì, ma parla di un'altra cosa, ma che assume la propria responsabilità quando dice ma misi me per alto mare aperto, va bene? Misi me. Invece in questo caso in terza persona, no? Quello che dice qui Guido è che il prete lo rimise nelle prime colpe, cioè lui lo spinse a fare il male. Questo atteggiamento che abbiamo già trovato presso altri dannati, cioè la volontà di scaricare in altri la propria colpa, è sicuramente qualcosa di inverosimile, altrimenti Dio avrebbe sbagliato a punirlo, perché in realtà non è stata colpa sua, bensì di Bonifacio. E tra l'altro vi ricordate, la settimana scorsa io vi ho chiesto di ricordare una dichiarazione del Dante poeta che probabilmente vi dicevo fosse una sorta di antidoto contro questa dichiarazione di Guido, perché vi ricordate che Dante, prima ancora di sapere che in questa ottava bolgia c'era Ulisse, era talmente attratto dalla bolgia che diceva di essersi esposto in un tale modo che se non si fosse, diciamo, afferrato a una roccia, lui dice, caduto sarei giù senza essere urto, cioè sarei caduto giù nella bolgia senza che nessuno avesse avuto bisogno di spingermi. E io vi dicevo che simbolicamente questo poteva associarsi a queste dichiarazioni di Guido, secondo cui lui cadde in peccato spinto da Bonifacio. Beh, un momento, non è che nella giustizia divina ci sono, insomma, equivoci amministrativi come nella giustizia umana, che viene condannato uno al posto di un altro, no? Noi sappiamo benissimo che Bonifacio è colpevole e sappiamo benissimo che il suo posto eterno è la terza bolgia dell'ottavo cerchio, perché vi ricordate, abbiamo letto nel canto dei Simoniaci come Niccolò III confonde Dante con Bonifacio, gli dice ti stavo aspettando ma tra qualche anno, il che verrà confermato poi dallo stesso San Pietro in paradiso. Per cui questo voglio dire. Non è che il mio discorso miri a difendere l'innocenza di Bonifacio, che per carità è un personaggio la cui presenza in Malebolge, nonostante fosse vivo nel 1300, è evidentissima, cioè la volontà di Dante di associare Bonifacio ai peggiori mali del mondo c'è indubbiamente. Però insomma non è colpevole del peccato di Guido, no? Allora, adesso racconterà al verso 72 e come cuore voglio che mi intenda, cioè, e qui c'è un'altra spia del mancato controllo retorico, perché Guido, a differenza di quanto fa Dante come scrittore o fanno altri personaggi della commedia, qui mescola in un modo improbabile fiorentino e latino, e come e cuore, no? E come perché? Ma detto insomma con un latinismo in mezzo sciolto, e quindi io voglio che tu senta come il gran prete, cioè Bonifacio, mi indusse al, diciamo, al peccato per il quale sono qua. Quindi al verso 73 comincia a raccontare la sua storia. Mentre ch'io forma fui d'osse di polpe che la madre mi diè, l'opere mie non furono leonine ma di volpe, cioè mentre io ero
di carne e ossa, ma anche qui c'è un equivoco perché la parola forma, quando Dante la usa, è un tecnicismo aristotelico. La forma dell'essere umano è l'anima. Ossa e polpe, carne e ossa è la materia. Per cui anche qui sta dando un po' i numeri, no? Bonifacio. Quindi, mentre io ero vivo e avevo il corpo che mi aveva dato mia madre, le mie opere non furono da leone, quindi non sono state caratterizzate dal coraggio, ma di volpe, cioè dall'astuzia, dalla sagacità. E infatti, secondo i commentatori antichi, lui veniva chiamato la volpe. Se ne aveva una tale paura di lui che quando arrivava con il suo esercito, tutti dicevano: ecco la volpe, e fuggivano. Bene. E infatti adesso si vanterà della fama che aveva per la sua bravura nell'arte della politica sagace. Verso 76, gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte, e sì menai lor arte che al fine della terra il suono uscìe. Cioè gli accorgimenti, proprio insomma gli espedienti e le vie coperte, io conobbi tutte e dominai la loro arte in un tale modo che il mio no nome suonava, cioè la mia fama arrivava alla fine del mondo. Cioè vedete che Dante in qualche modo aveva intuito quando gli avevo offerto, cioè raccontami chi sei, in modo che io possa, insomma, alimentare la tua fama, insomma, aveva intuito, che lui ci teneva, eh? Ma evidentemente da quello che racconterà, lui era talmente fiero della sua fama di uomo, insomma, che ingannava tutti con successo, che probabilmente quello che non vuole che si sappia, perciò ha detto: se io sapessi che parlo con uno che torna al mondo, non parlerei. Probabilmente quello che, insomma, lui voleva occultare è che è stato sconfitto, che qualcuno l'ha ingannato, lui il grande ingannatore, no? E infatti quello che vi dicevo di Perillo, no? Il fatto che l'artefice dell'inganno sia stato anche lui alla fine vittima, giustamente, della propria strategia, è la stessa cosa che capitò a lui, come adesso vedremo, e che in qualche modo sta capitando se noi stiamo leggendo queste parole, perché lui escogitò un autoinganno in nome del quale starebbe raccontando questo affinché non venisse saputo, e viene saputo perché, insomma, Dante è vivo e gliel'ha detto in qualche modo, eh? E lui ha preferito di, insomma, non considerare questa possibilità. Allora, fino al verso 78 lui ha caratterizzato la sua vita, diciamo, la sua quasi totale vita, insomma, di uomo guerriero e politico, e adesso passa con parole quasi identiche a questo passo del convivio di cui vi parlavo prima, dove si parla della vita come viaggio in nave, a caratterizzare appunto la sua conversione. Verso 79. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade ove ciascun dovrebbe calar le vele e raccogliere le sarte, quindi quando arrivai alla vecchiaia, quella parte della vita dove ognuno dovrebbe abbassare le vele e raccogliere le corde e quindi cercare di diminuire la velocità, ciò che pria mi piacea, allor mi increbbe e pentuto e confesso mi rendei ai miser lasso. E giovato sarebbe. Allora, tutto quello che prima mi piaceva, cioè gli accorgimenti e le coperte vie, no? Del verso 76, tutte queste astuzie della politica, mi increbbe, cioè mi dispiacque, cominciò a dispiacermi. Ed essendomi pentito e confessato, mi rendei, cioè mi convertì. Questo verbo, insomma, rendersi, lo userà di nuovo significativamente il figlio di Guido
Buonconte di Montefeltro, protagonista del canto quinto del Purgatorio, che leggeremo l'anno prossimo, che racconterà una storia analoga a quella che qui racconta il padre, ma quella sì credibile, a differenza di quello che adesso leggeremo. E vedete un altro Anacoluto, in mezzo al suo discorso, ai miserlas, oh povero me. E giovato sarebbe, cioè mi sarebbe valso, cioè mi ero pentito veramente, e mi sarebbe andata bene, ma adesso arriva al verso 84, come prima lui aveva brevemente annunciato, l'intervento di Bonifacio VIII, qui nominato attraverso questo insultante, insomma, epiteto che probabilmente il Dante scrittore sottoscriverebbe, per carità. Lo principe di nuovi farisei, cioè quest'ipocrita Bonifacio VIII, avendo guerra presso al Laterano, quindi avendo una guerra interna a Roma stessa, e non con Saracini e con Giudei, e non con i Saraceni e con i Giudei, cioè i tradizionali nemici della cristianità. Qui è interessante perché appunto. Siccome Bonifacio voleva sconfiggere il Colonna, aveva interdetto quasi una crociata contro di loro, cioè aveva dichiarato che bisognava trattarli come infedeli. Va bene? E quindi qua lui dice, guerreggiando contro altri cristiani, giacché non erano né saraceni né giudei, che ciascun suo nemico era cristiano, giacché ogni suo nemico era cristiano. E vedete che qui perde un po' il controllo del discorso perché va aggiungendo colpe e nessuno era stato a vincere Acri né mercatanti in terra di Soldano. Acri, San Giovanni d'Acri era l'ultimo baluardo dei cristiani in Palestina che era stato conquistato dai Saraceni nel 1291, quindi nessuno era stato infedele né era andato a fare affari, insomma, mercatare in terra del sultano, c'era stato appunto un divieto di commerciare in terra maomettana e quindi sono tutti epiteti che lui va aggiungendo per riferirsi a Bonifacio, per dire questa bestia che invece di fare crociate contro gli infedeli sta lottando contro i cristiani e pensate che nessuno aveva, insomma, fatto una cosa vietata e nessuno era stato infedele, non erano né giudei né cristiani, no? Va aggiungendo tutte queste cose sempre più gravi e adesso, solo adesso, al verso 92, arriva il predicato, al verso 91, scusate, né sommo ufficio né ordini sacri guardò in sé, cioè non ebbe in considerazione né il suo sommo ufficio, cioè il fatto che era papa, negli ordini sacri in me, cioè no, gli ordini sacri sono sempre del papa, né in me, al verso 42, né in me quel capestro che solea fare i suoi cinti più macri, cioè né in me quel cordone dei francescani, quindi non considerò nella sua condizione di papa, nella mia di francescano, quindi di uomo già convertito. Ma approfitta anche per fare una insomma fugacissima critica all'ordine francescano, cioè il capestro che soleva fare prima magri i suoi cinti, come dicendo oggi sono tutti ingrassati, sono tutti ricchi. Questo sarà un topico che arriverà di nuovo nei canti undicesimo e dodicesimo del Paradiso, cioè la corruzione dell'ordine francescano. Allora, ha detto in un modo abbastanza strano retoricamente che Bonifacio non considerò che lui era un papa e non considerò che Guido ormai era in convento. E al verso 94 che fece, e anche qua una similitudine che come è stato notato non regge molto, adesso vedremo perché, ma come Costantin chiese Silvestro dentro Siracchia a guerir della lebbre,
Così mi chiese questi per maestro a guarir della sua superba febbre. Allora, così come l'imperatore Costantino chiese Silvestro, il Papa Silvestro, dentro Siratti, perché il Papa Silvestro, per sottrarsi alle persecuzioni dei cristiani, si era nascosto nel monte Soratte, allora lo fece chiamare per chiedergli di guarirlo dalla febbre, cioè nello stesso modo in cui Costantino chiese al Papa di guarirlo dalla lebbre, nello stesso modo, così, al verso 96, mi chiese lui che era Papa, va bene? Quindi sta rovesciando proprio i ruoli, mi chiese questi, cioè Bonifacio, per maestro, come se io fossi un uomo saggio, a guarir della sua superba febbre. Cioè, come se la superbia fosse una malattia analoga, insomma, alla lebbra. Mi state sentendo? Perché a un certo punto vi ho visti tutti frizzati. Sì, si ascolta bene, Claudia. Ah, grazie. Allora non so perché io vi vedo tutti fissi. Va Sai bene. Che succede? Internet funziona molto male per tutti. Grazie. No, ma se si sente sono tranquilla. Grazie. Si sente e si registra. Grazie. Allora, così come l'analogia un po' strana, insomma, che sta facendo Guido, è così come Costantino chiese al Papa di curarlo dalla lebbra, così lui, che era Papa, chiese a me di guarirlo dalla superba febbre, che era la sua volontà appunto politica. Ora, è strano che, insomma, si guarisca alimentandola, no? Perché dandogli il modo di sconfiggere i Colonna, mica si abbassava questa superbia, ma piuttosto la si alimentava, vero? E quindi al verso 98 domandommi consiglio e io tacetti perché le sue parole parverebbe. Cioè mi chiesi un consiglio e io stetti zitto dicendo ma questo è ubriaco? Cioè come un papa viene a chiedermi questa cosa? Ma poi, insomma, come dicono tante volte gli italiani, è più forte di me, vedete che ricadde, no? Nella tentazione di poter risolvere questa cosa con la sua solita astuzia. Al verso 100 vediamo come lo convince il Papa e poi ridisse tuo cuor non sospetti finora t'assolvo e tu mi insegni a fare sì come penestrini in terra getti. Allora il Papa, dicendo una cosa veramente allucinante, dice non aver paura, io ti assolvo finora e tu insegnami a fare come sconfiggere, cioè gettare in terra, abbattere Penestrino, dove erano appunto i Colonna. Allora Bonifacio sta dicendo una cosa davvero di una corruzione incredibile, cioè sta offrendo la soluzione in cambio di un favore politico, no? In questo caso di un consiglio. E adesso non si limita, secondo il discorso di Guido, a far questo, ma lo minaccia anche velatamente, al verso 103. Lo ciel possio serrare di serrare, come tu sai, però sono due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. Cioè, come tu sai, io posso aprire e chiudere il cielo, quindi in qualche modo lo sta minacciando col fatto di, condannarlo per sempre. Perciò sono due le chiavi chiaramente di San Pietro, che il mio antecessore Celestino V, che abdicò, non ebbe care, non apprezzò. E qui al verso 106 appunto vediamo come Guido torna al suo vecchio animo, perché comincia a speculare.
Allor mi pinsa gli argomenti gravi, la verità c'era mi fu avviso il peggio. Cioè allora mi spinsero gli argomenti gravi, ecco la parola argomenti non è casuale perché fa parte appunto di una elucubrazione logica che in un vero cristiano convertito non avrebbe dovuto aver luogo, e mi spinsero laddove tacere mi sembrò la cosa peggiore. Quindi di nuovo è tornato al suo calcolo di prima. Che cosa conviene? Vabbè, se mi sta dicendo che mi assolve, beh, se taccio forse lui mi manda nell'inferno, quindi è meglio se glielo do. Però capite che questo ragionamento è analogo a quello che lui ha fatto prima con Dante. No, questo mi dice che sta tornando al mondo, ma io non ci credo perché di solito dicono che questo sia impossibile. Vabbè, glielo racconto, no? Perché chiaramente nessun buon cristiano può credere che dipende dal Papa e soprattutto da un Papa corrotto che sta chiedendo un consiglio politico per ingrandire la sua ingerenza nel mondo, può dipendere la salvezza o la dannazione. Ma lui evidentemente è talmente tentato da questa possibilità di agire nell'antico modo che da poco aveva lasciato, che quindi come ogni conversione è fragile, vero? È fragile perché uno ha in sé ciò che era prima e allora si convince che è conveniente seguire questa indicazione del Papa e quindi al verso 108 e dissi: Padre, da che tu mi lavi di quel peccato vio mo cader degio, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar nell'alto seggio. Allora vedete come pone in parole questa cosa. Padre, visto che tu mi lavi, cioè mi assolvi di quel peccato nel quale io adesso devo cadere, certo, devo cadere, chi è che deve cadere? Il peccato, insomma, voglio cadere, decido di cadere, no? Però lui lo pone sempre in termini di, insomma, mi stai obbligando, visto che comunque mi dice che mi perdonerai, insomma, no? E poi gli dà appunto questo consiglio, cioè lunga promessa con l'attender corto, cioè promettere molto e poi non mantenere questa promessa ti farà trionfare nel seggio papale. Effettivamente è quello che fece Bonifacio con i Colonna. Gli disse di arrendersi in cambio di restituirgli tutte le prerogative che avevano e poi invece rase al suono fenestrine e si poterono salvare solo alcuni cardinali fuggendo. E qui è molto interessante perché così come mentre leggevamo il canto scorso vi avevo fatto notare che, se non sbaglio, era tra il verso 105 e il 106, c'era un'elissi di molti anni, no? Perché Ulisse aveva raccontato come, essendosi liberato da Circe, aveva deciso di non tornare a casa ma si era messo a navigare. E a un certo punto aveva detto: io e compagni eravamo vecchi e tardi, e io vi ho detto allora sono passati molti anni, no? Perché prima lui aveva il padre vivo, e adesso è vecchio lui, e vi avevo fatto notare come questa ellissi fosse significativa di una parte lunga della vita della quale evidentemente l'astuto Ulisse preferiva non parlare. Anche qua analogamente, diciamo, Guido fa una cosa analoga, perché subito dopo questa diciamo autocitazione, no? Che anche come vi ricordate Ulisse anche aveva fatto questo, di citare il se stesso vivo, no? Dopo questa autocitazione al verso 112 passa poi a quando è morto, ma noi sappiamo che è passato un po' di tempo, no? Tra il consiglio che ha dato a Bonifacio e la morte. Tempo nel quale avrebbe potuto pentirsi, no? E vabbè, evidentemente non lo fece. Quindi al verso 112 racconta la parte più inverosimile della storia,
e che comunque è stata creduta per secoli. È solo Gabriele Muresu, questo dantista geniale che ho avuto, ho tuttora la fortuna che mi abbia formato su Dante, ha scoperto, insomma, che questo non sta né in cielo né in terra, quello che racconterà ora Guido. Francesco venne poi, com'io fui morto per me, ma un dei neri cherubini gli disse: non portar, non mi far torto. Allora Francesco venne poi per me, cioè come è leggenda, insomma, che Francesco scenda a prendere ogni francescano per portarlo in paradiso, non appena io morii, dice Guido. Ma uno dei diavoli, uno dei neri cherubini, cioè dei cherubini che dopo la ribellione di Lucifero diventarono diavoli, gli disse: non portarlo, non mi far torto, è mio, un attimo che è mio. E al verso 115 continua a parlare, insomma, in questa scena riportata direttamente come una scenetta di teatro riportata dalle parole di Guido, il diavolo, al verso 115. Venirsene dee giù tra i miei meschini, perché diedi il consiglio fraudolente dal quale in qua stato gli sono a crini. Cioè, se ne deve venire con i miei servi, cioè con gli altri diavoli neri che sono nell'inferno, perché diedi il consiglio fraudolente, ecco il sintagma da cui parte questa, diciamo, etichetta che la maggior parte degli editori mette per caratterizzare l'intera bolgia, ma che, come vi dicevo, non sta né in cielo né in terra, perché, insomma, quale consiglio fraudolente diede Ulisse, per esempio, no? Allora, se ne deve venire qua perché peccò dando questo consiglio fraudolento a Bonifacio, dopo il quale io gli sono stato sempre, insomma, dietro. E al verso 118 aggiunge il diavolo, secondo quello che ci racconta Guido, Cassolver non si può chi non si pente, né pentere volere insieme puossi per la contraddizione che non consente. Cioè, già che non si può assolvere qualcuno che non si è pentito, e non si può, insomma, essere pentiti e desiderare di peccare allo stesso tempo, perché non lo permette la contraddizione. Quindi questo diavolo, da ciò che ci dice in un modo inverosimile Guido, è un diavolo che conosce di logica formale, no? E infatti poi si vanta, come dice al verso 121, dove di nuovo insomma, esclama con la vittimizzazione che lo caratterizza Guido: o medolente, come mi riscossi quando mi prese dicendomi: forse tu non pensavi che io loico fossi. Cioè, povero me, come ho sofferto, dice Guido, come mi agitai, come mi riscossi quando lui mi prese dicendomi: forse tu non avevi il sospetto che io fossi un logico. Dice il diavolo, no? Ora, perché secondo Muresu, e a me sembra davvero convincente, questa scena è del tutto inverosimile. Intanto San Francesco, come tutti i salvati, vedono tutta la verità in Dio. Non è che possono sbagliare, scendere a prendersi uno che è destinato alla dannazione per un errore proprio organizzativo del paradiso. E poi anche il fatto che il diavolo sia un filosofo, sia un logico, è anche molto contraddittorio con una cosa che dichiara Dante nel Convivio, secondo cui, proprio analizzando etimologicamente la parola filosofia, che contiene in sé l'amore, l'amore per il sapere, i diavoli nell'inferno non hanno amore, quindi non possono neanche essere filosofi. E quindi è una storia questa che, insomma, chiaramente forse Guido la crede, perché è talmente matto che probabilmente da quando è arrivato nell'inferno si sta raccontando mille volte la storia
dalla rabbia che ha del fatto di essere stato sconfitto in logica da un inganno di Boniface e poi, secondo lui, da un diavolo, va bene? Ma è una cosa, insomma, questo Guido è chiaramente uno dei diversi personaggi dell'inferno, la cui narrazione è chiaramente inaffidabile. E infatti, come vedremo l'anno prossimo, quando suo figlio, che si è salvo e che ebbe un pentimento, una lacrima che lo salvò da un'intera vita di peccati orribili, Guido racconterà una storia simile a questa, ma contraria, in cui il diavolo che lo seguiva da sempre venne sconfitto da un angelo che se lo porta in paradiso per una lacrima. Lui dice: io dirò il vero, cioè io dirò la verità. E lì c'è probabilmente, insomma, una spia che ci permette di cogliere che il padre non aveva detto la verità, perché un diavolo può sbagliare, perché l'ignoranza è una caratteristica dei diavoli. Ma Francesco sbaglia? Francesco scende perché Dio dice: senti, ce n'è uno che è in convento, vai a portartelo quassù, e arriva e dice: ah no, era un errore di Dio, e torna, se ne torna in paradiso con le mani vuote a dare una notizia che Dio non aveva? Cioè, è ridicolo, è totalmente ridicolo, no? Allora, al verso 124 continua il suo discorso Guido, dicendo anche qua delle cose un po' strane. Aminos mi portò e quelli attorse 8 volte la coda al dosso duro, e poi che per gran rabbia la si morse, disse: questi è del re del fuoco furo, perché io là dove vedi son perduto e si vestito andando mi rancuro. Allora, secondo quello che dice Guido, il diavolo l'avrebbe portato davanti a Minosse. Vi ricordate questo personaggio che abbiamo, di cui abbiamo letto nel quinto dell'inferno, che con i cerchi della coda indica i cerchi dove devono andare a finire i dannati, e quello attorse, insomma, 8 volte la coda, indicando appunto l'ottavo cerchio dove Dante lo ha trovato. Ma questo che è un po' strano anche, che dice: poiché si morse per la rabbia, disse: questi è dei dannati del fuoco ladro, no? Cioè del fuoco che li copre. Beh, insomma, è strano, no? Perché nel canto quinto quello che ci si dice è che ogni anima si confessa davanti a Minosse, Minosse fa semplicemente questo cerchio della coda, non si morde, non arrabbia, fa questo lavoro con l'indolenza degli impiegati amministrativi, visto che del resto ha tanto da fare, no? Perché secondo Dante c'è sempre la fila di dannati da mandare giù, per cui figuriamoci se fa dei commenti su ogni dannato. Quindi è probabile che anche questa cosa sia una proiezione della psiche sua, cioè la rabbia ce l'ha lui, mica Minosse, no? Vabbè. E qui al verso 128: per cui là dove tu vedi sono perduto e così vestito della fiamma, andando, quindi sempre muovendomi, mi rancuro. Questo del rancore è interessante perché parla del rancore che lo logora dentro, no? Me ne vado, insomma, soffrendo dentro di me sempre. Probabilmente fa riferimento appunto a questo che commentavamo prima, cioè che lui è già arrivato parlando e, come adesso vedremo, se ne andrà anche continuando a, insomma, ruminare dentro di sé la propria storia, raccontandosela come più gli piace o gli dispiace. E quindi, a differenza di come se n'è andato Ulisse una volta che Virgilio l'aveva congedato, e Virgilio l'aveva congedato quando la fiamma ormai era quieta, per non dir più, questo qua se ne va, come narra il Dante poeta al verso 130, ancora muovendosi e quindi dentro di sé parlando. Quando egli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorandosi partio, torcendo e dibattendo il corno avuto. Cioè, una volta che
diciamo, concluse il suo discorso di parole umane, la fiamma, soffrendo ancora, se ne andò, torcendo e, diciamo, scuotendo la cima della fiamma, quindi continuando, insomma, a rappresentare con la cima della fiamma questa voce interna dell'anima che c'è dentro, che continua a dire cose che però, insomma, non escono, vero? E a differenza appunto della deferenza con la quale Virgilio si è congedato da Ulisse, in questo caso dimostrando insomma la distanza affettiva dalla fiamma, Dante si serve di questa formula che userà più avanti ancora, ve lo ricorderò, al verso 133, noi passammo oltre, cioè se ne andarono senza neanche rispondere a tutto questo discorso delirante, e io il duca mio, Dante come al solito inseguendo Virgilio, su per lo scoglio fino sull'altr'arco, cioè per il ponte, no? Continuiamo fino all'altro arco che copre il fosso in che si paga in fio a quei che scommettendo acquista un carco, cioè il nono ponte che diciamo copre la nuova bolgia nella quale si paga insomma il costo, cioè pagano il loro debito con Dio coloro che acquistano la carica della sofferenza scommettendo, cioè dividendo. Infatti, come vedremo la settimana prossima, nella nona bolgia sono quei fraudolenti che familiari, partiti politici, religioni. Bene? Adesso mi è apparso un cartellone che dice che il mio collegamento è instabile. Avete sentito l'ultima cosa? Sì, ci abbiamo sentito. No, non tutto, No, ma comunque, beh, secondo me si è capito, non lo so, loro devono parlare. no, non si è capito, non si è capito. parzialmente. Allora lo dico velocemente, tanto era solo una frase. Questa famiglia. Certo, Dante e Virgilio, insomma, sono già sul nuovo ponte che sovrasta la nona bolgia, nella quale sono puniti coloro che hanno separato quello che doveva essere unito, familiari, gruppi politici o religioni. Lo vedremo con calma la settimana prossima, perché appunto è l'altra zona di malevolge che non viene definita da Virgilio nel canto 11 e che include anche l'ottava bolgia, quella di Ulisse, perciò questo grande mistero e discussione, insomma, sulla colpa di questi dannati, la bolgia non solo verrà detto esplicitamente da un dannato che è nella nona bolgia, perché tra l'altro è il solo canto di tutta l'opera, di tutta la commedia dove appare la parola contrappasso. E quindi lo vedremo la settimana prossima leggendo il canto 28. Va bene? Qualche dubbio prima che lo rileggiamo? Allora, qualcuno ha aperto il microfono, ma anziché fare una domanda ci sta facendo sentire, insomma, la sua famiglia. Ho chiuso. Sembra che Guido è un po' annoiato con se stesso anche. Annoiato, non so chi sta parlando. Chi parla? Sono Laura, sono Laura, io. Sì. grazie Laura. Annoiato, che intendi? Enojado. Ah, no, non annoiato, l'hai detto in italiano antico. Arrabbiato? Arrabbiato con se Sì. stesso perché lui stesso, lui è caduto nel peccato.
in cui non doveva cadere, non voleva cadere. No, certamente, certamente ogni peccatore, insomma, vive tra virgolette, perché è morto, no? Ma diciamo abita la propria esperienza di perdizione in un modo del tutto suo, no? Del tutto individuale. In questo caso l'impressione che almeno io, insomma, ho della sua psiche è che, certo, insomma, ogni anima che è perduta sta soffrendo eternamente, ma in questo caso quello che più credo emerga dalle sue parole è questa rabbia di essere stato ingannato da Bonifacio attraverso un inganno che sarebbe stato tipico di lui, cioè quello che lui sembra di non perdonarsi è il fatto che la soluzione che gli aveva promesso il Papa l'abbia convinto, essendo lui così intelligente, sì. Essendo lui famoso per gli inganni che lui riusciva a fare, no? Quindi sembra, non sembra un pentimento, insomma, nei confronti di Dio, sembra la rabbia di essere caduto, proprio lui che era così bravo a fare queste cose, caduto nella promessa vana di assoluzione che gli ha dato il Papa. Sì, grazie, ho capito bene. Grazie. No sé si es una pregunta, pero lo único que nombra el pecado o su pecado es el querubín negro que le dice fraudulento, ¿no? Certo, lui gli dice, diciamo, quello che nomina, questo del consiglio fraudulento, che lo dice, come tu dici bene, il diavolo, è analogo, per quel che riguarda il canto di Ulisse, ai tre peccati che nomina Virgilio, a causa dei quali Ulisse e Diomede sono nella stessa fiamma, cioè il furto del palladio, diciamo l'agguato del cavallo di legno e l'inganno per condurre Achille in guerra. Cioè è il fatto individuale per cui si trova in questo posto. Sì. O quizás la rabbia è también porque Bonifacio es mejor engañador, es más tramposo que él. O sea, Bonifacio lo envuelve en su propio juego. ¿O sí, no? Certo. Sí, sí, esa sí. Esa es la rabia. Sí. Es el engañador engañado, es el tramposo certo. Entrampado. Certo, ma come accade, sì, è vero quello che notate voi, ma quello che io vorrei sottolineare è la responsabilità. Grazie, perché... sì. Sì. Cioè lui sceglie di cadere in questo inganno, sì. Non è un vero ingannato, cioè è come succede con questi, insomma, cuentos del tio. Cioè, sì, sì. Lui cade nell'inganno perché evidentemente Bonifacio riesce a toccare in lui la volontà che lui ha, la tentazione, sì. Che ha, che è nella sua natura, così come abbiamo visto che fa con Dante, cioè lui ha le informazioni per capire che Dante tornerà al mondo, ma ha così tanta voglia di raccontare la sua storia, che probabilmente si sta raccontando sempre, che si autoinganna e dice... Sì, questo mi dice che posso rinnovare la mia fama, io non vorrei tutto il contrario, vorrei che nessuno sapesse che io ho perso questa cosa. Però, insomma, questo torna al mondo, chi ci crede? Si dice che di solito questo non cambia, vabbè, glielo racconto. Questo stesso atteggiamento di convincersi di ciò che in realtà vuole fare è quello che l'ha portato alla dannazione. Perché un uomo così intelligente doveva capire che questa soluzione era del tutto contraddittoria con, appunto, la volontà di peccare. Cioè quello che il diavolo dice, secondo lui, gliel'ha detto il diavolo, è quello che lui avrebbe dovuto pensare. Cioè
Cioè, non si può essere assolti senza essersi pentiti e non mi posso pentire e peccare nello stesso tempo. Quindi questa cosa che mi sta dicendo Bonifacio è una bugia. Ma evidentemente a lui piacque così tanto la possibilità di mostrare la sua bravura politica che si lasciò convincere volontariamente, perché se fosse stata una vittima innocente di Bonifacio sarebbe in paradiso, non sarebbe nell'inferno. Va bene? Che meraviglia, no? Questo canto è una genialità, stupendo. Lo rileggiamo allora? Già era dritta in su la fiamma e queta per non dir più, e già da noi sengia con la licenza del dolce poeta, quando un'altra che dietro a lei venia ne fece volgere gli occhi alla sua cima per un confuso suon che fornuscia. Come il bue cicillian che mugghiò prima col pianto di colui e ciò più dritto che l'aveva temperato con sua lima, mugghiava con la foce dell'afflitto, sicché con tutto che fosse di rame pure il pareva dal dolor trafitto, così, per non aver via né forame dal principio nel fuoco, in suo linguaggio si convertian le parole grame. Ma poscia che ebber colto lor viaggio su per la punta, dandole quel guizzo che dato avea la lingua il lor passaggio, udimmo dire: o tu a cui io drizzo la voce che parlavi mo lombardo, dicendo istra ten va più non t'adizzo, perch'io sia giunto forse alquanto tardo, non ti incresca restare a parlar meco, vedi che non incresce a me e ardo. Se tu pur mo in questo mondo cieco caduto sei di quella dolce terra latina, ond'io mia colpa tutta reco, dimmi se i romagnuoli han pace o guerra, ch'io fui dei monti la intra ordino e il giogo di che Tever si diserra. Io era in giuso ancora attento e chino, quanto il mio duca mi tentò di costa, dicendo: parla tu, questi è latino. E io, che avea già pronta la risposta, senza indugio a parlare incominciai. O anima che sei laggiù nascosta, Romagna tua non è e non fu mai, senza guerra nei cuor dei suoi tiranni, ma in palese nessuna or vi lasciai. Ravenna sta come stata in molt'anni, la Guglia da Polenta la si cova, sicché Cervia ricopre coi suoi vanni. La terra che fe già la lunga prove di Franceschi sanguinoso mucchio sotto le branche verdi si ritrova. E il mastin vecchio, il nuovo da Verrucchio, che fecer di montagna il mal governo, laddove soglio fan dei denti succhio. Le città di Lamone di Santerno conduce il lioncel dal dolce nido che muta parte dalla statte al verno. E quella cui il savio bagna il fianco, così com'ella si è tra il piano e il monte, tra tirannia si vive, è stato franco. Ora chi sei, ti prego che ne conte, non esser duro più che altri sia stato, se il nome tuo nel mondo tegna fronte. Poscia che il fuoco alquanto ebbe rugghiato al modo suo, l'aguta punta mosse di qua di là e poi di ecco tal fiato. Si credessi che la mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma però che giammai di questo fondo non tornò vivo alcun, se io do il vero, senza tema d'infamia, ti rispondo. Io fui uom d'arme e poi fui cordigliero, credendomi sì cinto fare ammenda. E certo il creder mio venia intero se non fossi il gran prete a cui malprenda, che mi rimise nelle prime colpe, e come e quare voglio che mi intenda. Mentre ch'io forma fui d'osse di polpe che la madre mi diè, l'opere mie non furon leonine ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte, e si menai lor arte che alla fine della terra il suono uscì.
quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade dove ciascun dovrebbe calar le vele, raccogliere le sarte, ciò che pria mi piacea allor mi increbbe, e pentuto e confesso mi rendei ai miser lasso, e giovato sarebbe. Lo principe di novi farisei, avendo guerra presso al Laterano e non con saracine con giudei, che ciascun suo nemico era cristiano e nessuno era stato a vincere acri né mercatanti in terra di soldano, né sommo ufficio né ordini sacri guardò in sé, né in me quel capestro che solea fare i suoi cinti più macri. Ma come Costantin chiese Silvestro dentro Siratti a guerir della lebbre, così mi chiese questi per maestro a guerir della sua superba febbre. Domandommi consiglio e io tacetti perché le sue parole parverebbe. Ei poi ridisse, tuo cuor non sospetti, finor t'assolvo e tu mi insegni a fare siccome penestrivi in terra getti. Lo ciel possio serrare e diserrare come tu sai, però son due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. Allor mi pinser gli argomenti gravi, la verità cer mi fu avviso il peggio, e dissi, padre, da che tu mi lavi di quel peccato vio mo cader degio, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar nell'alto seggio. Francesco venne poi com'io fui morto per me, ma un di neri cherubini gli disse, non portar, non mi fa torto, venirsene dee giù tra i miei meschini, perché diedi il consiglio frodolente, dal qual inqua stato gli sono ai crini. Cassolver non si può chi non si pente, né pentere volere insieme possi, per la contraddizione che non consente. Oh, me dolente, come mi riscossi quando mi prese dicendomi, forse tu non pensavi ch'io loico fossi. A Minos mi portò e quelli attorse 8 volte la coda al dosso duro, e poi che per gran rabbia la si morse, disse questi è dei re del fuoco furo, perché io la dove vedi son perduto e si vestito andando mi rancuro. Quando egli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorandosi partio, torcendo e dibattendo il corno avuto. Noi passammo oltre, io e il duca mio, su per lo scoglio infino sull'altr'arco, che copre il fosso in che si paga il fio, a quei che scommettendo acquistan carco. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.